non soltanto quindi a chi dentro Liberi Uguali ha già provato a fare questa esperienza, ma anche a pezzi del Partito Democratico, la trovo positiva. Il punto è capire se pezzi del Partito Democratico continuano a essere congelati dentro uno schema da cui mi sembrano un po' prigionieri, oppure mettono in moto un po' una partita nuova. Cioè, io ho molto rispetto del Partito Democratico, essendo stato il mio partito, la mia comunità per molti anni, però la netta impressione che sia diventato un soggetto un po' asfittico, un po' statico, diciamo, ecco, per poter essere il soggetto baricentrico del paese. Non so se c'è più questa tendenza, questa possibilità con questa legge elettorale, e quindi bisogna rimettersi in gioco, e per mettersi in gioco non bisogna in nessun modo pensare che si sia né autosufficienti né che si possa stare fermi. Potrebbe essere una possibilità quella di un gruppo renziano che si delinea sempre più come un emarche di Macron, e quindi una divisione del PD, diciamo, uno la parte più renziana che va verso un partito quasi nuovo, autonomo, e un'altra parte invece si avvicina di più a Liberi Uguali. Cioè, lo trovi possibile, probabile? Ma non lo so, cioè, perché anche questa cosa un po' schematica, devo dire, in questi giorni, intervista di Gozzi, sembrava un po' schematica, ecco, cioè, facciamo in marcio perché altrimenti in marcio va con 5 Stelle. Ora, giusto il fatto che col doppio turno si può governare col 21%, cioè, Macron, se fosse stato in Italia, arrivava terzo, per cui forse quarta, diciamo, come coalizione. Come percentuale. No. Sì, come percentuale, non mi sembra, diciamo, ora, che guardare a Macron è come guardare al 50, al 60% della popolazione francese. Cioè, ci sono esperienze in Europa come Labour di Corbyn, che col 40% sono all'opposizione, per cui, diciamo, guarderei di più, fossi nel Partito Democratico, altri tipi di esperienze. Quel modello lì, se fosse quello che un pezzo del Partito Democratico prende come punto di riferimento, renderebbe definitiva la morte del progetto del Partito Democratico. Io penso che alcuni dentro al Partito Democratico sono anche oltre il marsh, diciamo, come modello politico-culturale. È per questo che penso che alcuni diciamo dirigenti del Partito Democratico, a partire dalle minoranze, dovrebbero in qualche modo provare a stare di più nel gioco, uscire fuori dalla tattica parlamentare, i posti istituzionali, queste cose che non penso che facciano bene alla costruzione di un soggetto di sinistra, ma soltanto alla tattica parlamentare, ma non è quello che ci serve in questa fase. Un'ultima domanda, Stumpo. Mentre andavano stamattina, in corso le consultazioni, purtroppo è arrivata un'altra brutta notizia: gli ennesimi morti sul lavoro. Questa volta sono morti proprio a Crotone, la tua città, Nico. Ma cosa può fare la politica? Cosa possono fare i vari soggetti coinvolti per evitare queste morti? Siamo al terzo incidente mortale in una settimana. Ma questa di oggi è veramente fatto, diciamo, parte drammatico, di una gravità disarmante. Cioè, si tratta di un lavoro pubblico, e che possa accadere questo, perché ora indagherà la magistratura, ma diciamo non mi sembra che siano state forse rispettate, siano state, diciamo, tutte le norme sulla sicurezza. È davvero un fatto di una gravità disarmante. Io penso che su questa vicenda del lavoro e della sicurezza sul lavoro vada fatta un nuovo patto. Bisognerebbe uscire fuori dallo schema di chi ancora pensa che la competitività del lavoro non si possa fare, appunto, sul costo del lavoro, compreso il costo sulla sicurezza, ma che per prima cosa bisogna mettere nel lavoro la tranquillità di chi lo fa in modo quotidiano e materiale. Oggi stiamo parlando di due persone che sono uscite di casa per poter portare qualcosa ai propri figli e invece non torneranno più. Stiamo parlando di drammi che iniziano a essere dei numeri davvero inaccettabili.
penso che la politica ha il compito in questi casi di non dividersi, di provare a fare tutto quello che si può fare. In Italia esistono le leggi, forse bisogna fare più controlli e far rispettare le norme che ci sono, perché altrimenti non si spiega come sia possibile che si possa morire sotto il crollo di un muro, cioè c'è qualcosa che non quadra. Ricordiamo anche i loro nomi: sono Pino Greco, di 51 anni, di Isola Capo Rizzuto, quindi era proprio un nativo, diciamo così, del posto, e poi c'era un altro operaio, Dragos Petru Ciriac, di 35 anni, rumeno, che si trovava anche lui al lavoro in quel momento. Quindi, vabbè. Nico, va bene, se avrai occasione, sono, immagino, di andare in Calabria, insomma, immagino nei che nei prossimi giorni. Tu sei anche deputato eletto in Calabria. Domani sarebbe dovuto essere un incontro in prefettura, perché a Crotone in questa fase ci saranno due grandi progetti: uno è l'antica Crotone, l'altro è la continuazione di un qualcosa che non è mai terminato, ovvero la riqualificazione ambientale della vecchia Pertusola. In prefettura si sarebbero dovuti fare degli incontri, perché devono ripartire dei lavori e bisognava discutere anche quali imprese provare a mettere in campo, quale tutele anche per il lavoro locale. Penso che prima di tutto col prefetto e con tutte le forze politiche da domani bisogna discutere di come i lavori andranno fatti in sicurezza. Assolutamente. Sono troppi i problemi che vengono prima ancora degli appalti. Bene, anzi, più che bene, purtroppo chiudiamo su questa brutta notizia, ma che è importante soffermarsi. Noi ne parleremo anche adesso con una rappresentante della Fleper Inail, e intanto ringraziamo Nico Stumpo per la disponibilità. Grazie mille, Nico, a presto, buon ciao, lavoro, arrivederci, ciao. 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 Sì, ne parleremo ancora, fra poco ci collegheremo con Tiziana Cignarelli, che è la segretaria generale del CODIRP, cioè la Confederazione dei Dirigenti Pubblici, e della FLEPAR Inail, e parleremo anche con lei, visto che certamente, insomma, ne sa più di noi, e proveremo a capire anche dal suo punto di vista quali possono essere le misure, i provvedimenti, i rimedi, perché poi non è neanche così banale, no? No, trovare, no, insomma, tutti i rimedi, perché di norme ce ne stanno comunque tante inerenti alla tutela del lavoro. Quindi forse quello che dicono anche molti sindacati, bisognerebbe spingere di più sui controlli, no? Cioè quello che manca non è la regola da far rispettare, ma il controllo. E quindi, come dire, è una situazione più complessa. Cercheremo di capire anche, ecco, se ci sono stati dei tagli, magari anche su, che è un grande classico, sugli ispettori, da questo punto di vista. E o anche sulle misure di sicurezza stesse, la ThyssenKrupp, voglio dire, fu proprio questo, fu un taglio alle misure di sicurezza con del profitto. Ne parliamo profitto tra qualche minuto. Esatto. E andiamo in pausa con una richiesta che ci viene, diciamo, dalla terra campana, e quindi sentiamo i Soppaz del grande Pino Daniele. A dopo. Sono pazzo, yeah, oh. Sono pazzo.
ci voglio parlare. Torniamo in diretta su Consultation. Ci siamo messi in collegamento telefonico con Tiziana Cignarelli, segretaria generale di FLEPAR INAIL e CODIRP. Ciao Tiziana. Ciao, buonasera. Ciao Tiziana, buonasera. Allora Tiziana, purtroppo partiamo da temi insomma non un po' tristi, un po' difficili da commentare ogni volta, visto anche la frequenza con cui si ripetono. Parliamo dell'ennesimo incidente sul lavoro, anche questa volta mortale, è accaduto a Crotone questa mattina, dove due operai, un italiano e un rumeno, sono morti travolti dal cedimento di un muro. E tu sei segretaria del CODIRP, questa confederazione dei dirigenti pubblici, e della FLEPAR INAIL, quindi sei in qualche modo coinvolta anche direttamente da questo punto di vista. Voi spesso avete iniziative, l'ultima l'avete avuta a Napoli qualche settimana fa, dove avete discusso anche di questi temi. Come possiamo prevenire questi fatti? Ecco, la parola giusta è questa: come possiamo prevenire? Perché in realtà sento spesso dire che il rimedio è dal lato del controllo, dal lato della sanzione, e purtroppo, come sentivo anche un po' accennare prima, le risorse non ci sono.